passato del Cassino Calcio praticamente parla da sé. Ricordo quando io ero un tifoso del Cassino ai tempi di Carlo Orlandi, quindi parliamo di tanti campionati fa, vinti fino ad arrivare alla C. Ci ricordiamo in particolar modo quando Orlandi si inventò Cellucci centravanti, quindi il falso 9 che oggi diciamo nel Napoli. Allora Orlando lo inventò a Cassino con i vari campionati vinti. Se andiamo ancora un po' più indietro, la prima categoria ai tempi di Bartolomei, l'allenatore, con Schirirolo, Ullo, insomma, e tanti altri calciatori, per arrivare poi, passando un po' al periodo dove sono stato io il responsabile tecnico dell'allora Policassino. Vincemmo vari campionati, tra quella promozione che ci portò poi in Serie D, la Coppa Italia Nazionale, che l'anno scorso, adesso sono 31 anni che l'avevamo vinta. Fu una serata bellissima a Viareggio, perché fu un derby con il Formia che battemmo, allora il Formia faceva la Serie D. Il presente parla da solo, parla di questo campionato vinto, programmato per vincere, da quando la nuova società capeggiata da Dani Cantarossi ha preso questa squadra. Praticamente gli obiettivi erano quelli che fino ad oggi sono stati raggiunti, e adesso in questi giorni sicuramente programmeremo quella che sarà la salita in C nei prossimi 3 anni. Io dico 3 perché è il massimo, ma chiaramente se succederà prima è ancora meglio. E approfitto anche dell'occasione per ringraziare un po' tutti i ragazzi, i famosi gruppi Fedain, che sin dai tempi che facevo io l'allenatore furono costituiti, si costituirono allora come gruppo, hanno sempre seguito da allora fino ad adesso, e ancora adesso insomma sono nella categoria che abbiamo appena superato. Insomma, penso che siano gli unici tifosi sempre numerosi a seguire la squadra. Li ringrazio a titolo personale e a nome anche della società, come sicuramente faranno ed avranno fatto già gli altri, perché, ripeto ancora una volta, è l'unica tifoseria che anche in questa categoria che abbiamo fatto quest'anno è uscita fuori alla distanza, e sono stati sempre numerosissimi, e di questi li ringrazio personalmente.